Innanzitutto ringrazio tutti quelli che si sono collegati e estenderemo implicitamente il ringraziamento a chi si collegherà successivamente. Questo è ormai il terzo incontro che facciamo come ATTAC Torino su questa in questa situazione e su questa situazione di emergenza. Ringrazio il dottor Pinapinto e il dottor Cavanna che porteranno una molto specifica e molto particolare. All'inizio passerò subito la parola a Paola Balestra, che rappresenta quel gruppo di cittadini che ha iniziato a proporre una petizione per il commissariamento della sanità regionale piemontese. Noi come ATTAC, quando ci è stato chiesto di aderire, abbiamo aderito ritenendo giusto buttare questo sasso nello stagno, sottolineando però due cose: che se è vero che c'è stato una grave carenza nella gestione, nell'organizzazione della sanità piemontese da parte della regione, non è che vogliamo cercare il colpevole, ma vogliamo che si cambi direzione, anche perché crediamo che il problema di fondo che si sono esplosi in faccia siano quelli dell'avere sviato progressivamente nel corso degli anni il Servizio Sanitario Nazionale delle sue indicazioni che risalivano alla legge del 1978. Sicuramente in questo caso in Piemonte si è andati un po' oltre. Qualcuno ha detto che il Piemonte ha copiato il compito del vicino che sbaglia. E di ieri, dall'altro ieri, la notizia è che anche in Lombardia è partita una raccolta firme con analoga obiettivo, e ha già raggiunto, ieri mi dicevano, ha superato le 78.000 firme, forse anche perché ha avuto un maggior peso mediatico questa notizia dell'avvio della raccolta firme. Lascerei brevemente adesso per qualche minuto la parola a Paola, che ci spiegherà il senso di questa iniziativa, per poi dopo entrare nell'analisi dei problemi che stiamo vedendo volta per volta da punti di vista sempre differenti, non punti di vista uguali ma che differiscono per impostazioni culturali o politiche, ma punti di vista diversi perché esprimono funzioni, esperienze, conoscenze e competenze diverse, e speriamo di contribuire in questo modo ad aumentare la consapevolezza del problema, ma con un procedimento che sia basato sulla razionalità e che serva soprattutto a sviluppare lo spirito critico. Per cui lascio subito la parola a chi ha buttato il sasso nello stagno per poi concentrarci successivamente sugli aspetti analitici. Paola, ti lascio la parola. Ok, grazie Stefano e grazie a tutti, grazie di questo invito. Io sarò brevissima perché la serata si prospetta molto interessante a seguito di chi interverrà. E questa petizione nasce appunto da un piccolo gruppo di cittadini che ha cercato e sta tentando tutt'oggi di mettere insieme tutte quelle realtà che si occupano del tema della sanità. Come diceva Stefano, giustamente l'obiezione che noi facciamo, la richiesta è quella del commissariamento, ma appunto l'obiezione non è solo riferita al momento, ma al fatto che da 20 anni a questa parte praticamente la sanità si è andata completamente destrutturando e il fatto di essere stata aziendalizzata ha creato tantissimi problemi, tantissimi buchi, e in casi come questo di emergenza abbiamo visto il risultato. Siamo preoccupati di questa situazione e sappiamo anche perfettamente che questa raccolta firme
non è che risolverà niente. Diciamo che abbiamo iniziato questa raccolta firme proprio per fare in modo di connetterci con gruppi, associazioni, partiti, realtà, per creare un tavolo di lavoro, un comitato che possa sviluppare veramente un piano per il futuro della nostra sanità. Quindi, al di là dell'obiettivo specifico della firma, vi ho messo il link nella chat, credo che il nostro intento, e spero che sia anche il vostro intento, di poter lavorare insieme e di poter insieme appunto fare dei documenti, cercare di bypassare sia questo momento, ma soprattutto di ricostruire una sanità che sia molto più umanizzata e meno aziendalizzata. Grazie.